Buonasera, benvenuti. Iniziamo questa chiacchierata sui sistemi di posa Caracol. Io sono Massimo Turrini, mi occupo di pose di impermeabilizzanti all'interno della divisione piastrelle ceramiche e materiali lapidi del Centro Studi Caracol. Vedo, saluto e ringrazio Melissa. Ciao Massimo, è un piacere essere qui con te stasera per aiutarti. Io sono Melissa e anch'io sono all'interno della divisione posa ceramica e materiali lapidi di Caracol. Allora, perché abbiamo coinvolto Melissa? Beh, prima di tutto per alzare un po' la media, perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi questo sicuramente. In secondo luogo, Melissa farà da regia, cioè raccoglierà le domande che potete inviare. Vedete sulla destra, avete un'icona rotonda con un punto interrogativo, lì potete inviare delle domande. E a queste domande Melissa proverà a passarmele, a raccoglierle, a organizzarle, quindi ad alcune risponderemo in diretta, tutte le altre Andremo sicuramente, intanto sappiamo l'email da cui arrivano nei prossimi giorni, quindi se non avete risposte in diretta l'avrete sicuramente nei prossimi giorni via email. Trovate sulla destra anche un'altra icona che è un foglio dove potete scaricare la documentazione, molta inerente a quello che vediamo o a sistemi e prodotti che sono correlati a quello di cui parleremo questa sera. L'argomento, come vi dicevo, è parlare di posa. Posa per Caracol è sistemi di posa, quindi non parleremo di prodotti, o meglio, parleremo di prodotti, ma perché all'interno di sistemi di posa. Vi segnalo solo l'ultima parola di queste introduzioni impegnative, nel senso cercheremo di affrontare le situazioni quelle un po' più critiche, cioè di soffermarci un po' di più dove c'è una criticità maggiore e dove soprattutto possiamo, in base alla nostra esperienza, in base alle nostre tecnologie, provare ad offrirvi o una soluzione o un vantaggio rispetto a prodotti diversi. Il DNA di Caracol è fondamentalmente questo, cioè innovazione, tecnologia e servizio. Innovazione, direi che è veramente la storia di Caracol. Caracol si è sempre fatta portatrice di innovazione in questo mondo, in questo settore dell'edilizia, che per chi non addetti ai lavori può sembrare molto basilare, può sembrare statico. In realtà le innovazioni che abbiamo fatto negli anni, partendo dal 78, in cui per primi abbiamo presentato la tecnologia Flex e via dicendo, abbiamo attraversato a varie tecnologie per arrivare alle ultime. Mi viene in mente geolite, mi viene in mente biocalci, mi viene in mente fugalite, quindi diciamo brand che hanno contribuito a rivoluzionare, a cambiare un po' quello che sono invece dei sistemi e dei prodotti un po' più statici e un po' più fermi. Una parola sul servizio, perché mi preme molto questo. Noi abbiamo in Italia, noi nel senso io e Melissa, 300 colleghi che sono residenti sul territorio e si occupano essenzialmente di portare nei vostri studi, nei vostri uffici, nei vostri cantieri, quello che io stasera brevemente proverò a raccontarvi. Quindi sono 300 collaboratori disponibili proprio per la promozione, per l'assistenza tecnica e per concretizzare delle soluzioni. Per avere i loro recapiti o chiedete ai venditori della vostra zona o potete appunto usufruire del servizio della domanda e nei prossimi giorni vi faremo sapere i loro numeri di telefono. Iniziamo parlando brevemente di tecnologia, perché dalle tecnologie sono nati i prodotti e i prodotti saranno quelli appunto che andranno a comporre i sistemi di posa di cui vogliamo trattare questa sera. La prima tecnologia è la gel technology, una tecnologia diffusa ormai sul mercato italiano, ma che è abbastanza recente perché non ha più di 5 anni. E su che cosa, fondamentalmente, di che cosa parla questa tecnologia? Su che cosa si basa? Si basa su due pilastri che sono la lavorabilità e le prestazioni. Cioè abbiamo voluto dare una scossa, come vedete, ai vecchi impasti cementizi, quindi cambiare l'utilizzo dell'adesivo sotto il modo di utilizzare l'adesivo sotto la piastrella, quindi parliamo della giornata in cui l'applicatore in ginocchio utilizza il nostro prodotto e invece vogliamo continuare ad aumentare quelle che sono le prestazioni del prodotto a 28 giorni, 6 mesi, 1 anno, 5, 10 anni. Questo con dei cicli di simulazione che proprio provano in laboratorio a simulare il più possibile quelle che sono le reali sollecitazioni del cantiere. Non a caso ho parlato di reale perché quello che ci interessa è, come ho provato a dirvi, la durabilità reale.
Durabilità per noi vuol dire che l'opera che sto facendo dura nel tempo e nel tempo mantiene le prestazioni, nel senso che non ci accontentiamo che di arrivare a un risultato, di non avere per esempio un pavimento staccato, ma vogliamo che nel tempo si mantenga elevatissimo il livello prestazionale. Ecco perché per esempio parleremo, e direi che siamo gli unici a farlo, almeno nel mercato europeo, parleremo di taglio come dello sforzo più importante per le piastrelle. Immaginate queste piastrelle che vedete sulla cupola di questo, che è il nostro laboratorio di ricerca. Queste piastrelle sono soggette, diciamo, a movimenti di dilatazione, che sono movimenti sul piano, anche se in questo caso è una cupola curva. La dilatazione termica, quindi la differenza di temperature tra l'estate e l'inverno, tra il giorno e la notte, tendono a tagliare quello che è il pacchetto, quindi a sollecitare a taglio lo strato che c'è sotto l'adesivo o il sottofondo, quindi diciamo tutta la nostra stratigrafia. Quindi parleremo di taglio in questo nostro percorso, proprio perché a nostro avviso il taglio è uno di quegli sforzi da tenere sempre in considerazione. E così come per esempio parleremo di durabilità reale, proprio perché sono tantissime, al di là delle normative che ovviamente rispettiamo perché siamo obbligati a farlo, sono tantissime sollecitazioni che le normative non prendono in considerazione o che prendono in considerazione marginalmente, che quindi abbiamo voluto approfondire nel corso della nostra ricerca. Questa è un po' l'icona della nostra Gel Technology, cioè questa vuole spiegare che cosa fa la Gel Technology per quel pilastro che vi dicevo che si chiama lavorabilità. Quindi qui vedete ci sono quattro caratteristiche del prodotto quando è fresco, appena impastato, mezz'ora dopo essere impastato. Fondamentalmente ci sono quattro caratteristiche che difficilmente si sposano una con quella più vicina, nel senso che se seguiamo questo percorso circolare, vedete che un adesivo parte da grande scorrevolezza, un adesivo molto scorrevole, difficilmente si sposa col fatto di mantenere la forma, quindi di sorreggere per esempio una piastrella da 20 mm in esterno o un materiale lapideo da 30 mm, e difficilmente si sposa con quello che lo precede, cioè con un'elevata tixotopia, cioè per esempio con un adesivo antiscivolo per la posa in verticale. Continuando, come vi dicevo, questo percorso, mantenere la forma, quindi avere un adesivo che sorregge il peso, che non cala, che non vi procura i famosi angolini il giorno dopo, difficilmente si sposa con una ottimale bagnabilità. Bagnabilità per noi vuol dire trasferire l'adesivo da quello che ho steso sul sottofondo al retro della piastrella, che è quello che a noi interessa. E quindi poter riuscire ad avere con lo stesso impasto queste prestazioni che sembrano all'opposto l'una dell'altra permette di avere una lavorabilità sicuramente innovativa per il settore degli adesivi cementizi, che in genere si dividono in due grandi mondi, che sono due mondi che si possono, diciamo, regolare con per esempio l'acqua d'impasto, che mi sembra la variabile più importante. Generalmente per avere un adesivo che non scivola, per avere un adesivo che sorregge una piastrella pesante, si fa un impasto duro, si fa un impasto secco, quindi si tende a stare scarsi di acqua. Viceversa, se voglio tenere un adesivo perché devo fare tanti metri, perché sono sotto il caldo, quindi voglio avere un adesivo molto scorrevole, per esempio andrò ad abbondare con l'acqua. Bene, questo più o meno acqua in questo caso non è assolutamente tollerato dalle prestazioni dell'adesivo. Quindi noi siamo riusciti, passando attraverso la formulazione di un gel, quindi gel per noi vuol dire un impasto innovativo, gel è una via di mezzo tra un'emulsione, una soluzione, un solido e un liquido, quindi diciamo che abbiamo fatto un incrocio di queste proprietà e avere un prodotto che riesce a essere nello stesso momento, perché qui non è una scelta, non è un'alternativa, nello stesso momento riesce a essere scorrevole, quindi fare poca fatica, riesce a bagnare completamente il retro della piastrella, che per noi è una dei requisiti fondamentali per garantire l'adesione, ma riesce allo stesso tempo, per esempio, a mantenere il peso di una piastrella, diciamo, spessorata o semplicemente mantenere nella posizione, quindi nella quota che ho dato alla piastrella nel tempo, pur avendo uno spessore importante di adesivo sotto a questa piastrella. Quindi le caratteristiche che derivano da questa tecnologia applicata al nostro adesivo, che si chiama H40 No Limits, che è l'evoluzione datata 2013 di H40 Flex, quella chiamata all'inizio rivoluzione del mondo degli adesivi, le caratteristiche si sposano esattamente in quello che vogliamo fare questa sera. Cioè parliamo di un prodotto multiuso e quindi è sicuramente quello più dedicato a coprire il maggior numero di sistemi di posa.
un prodotto che ha una lavorabilità, come vedete, che coniuga Tixo e Fluido. Tixo erano le due prestazioni in verticale, Fluido le due in orizzontale, quindi abbiamo un prodotto che non ha bisogno di essere impastato molto liquido o molto duro per fare o l'uno o l'altro, ma riesce a coniugare entrambi e quindi a dare il meglio delle prestazioni, il meglio delle caratteristiche in entrambe le situazioni. Bagnabilità totale e doppio tempo aperto è quella per noi probabilmente la prestazione più importante, ed è una prestazione a fresco, cioè parliamo di cosa succede nel momento in cui l'applicatore, il posatore sta utilizzando l'adesivo, che però ha una ripercussione enorme a 28 giorni, a 6 mesi, quando poi andrò a testare la reale adesione. Perché? Perché siamo convinti che più un adesivo aiuti nel momento della messa in opera, quindi nelle 6-7 ore in cui il posatore lavora, siamo convinti che è lì che si iniziano a porre le basi per delle prestazioni importanti che poi possiamo misurare in varie condizioni, ma anche a 6 mesi o anche a ulteriore scadenza. Quindi H40 No Limits è il primo adesivo, il primo gel adesivo nato dalla Gel Technology, appunto, che si presta per questa sorta di, diciamo, di doppia valenza: lavorabilità il giorno in cui sono in cantiere e invece prestazioni, come leggete, calibrate sulle reali sollecitazioni di cantiere. Quindi le prestazioni di cui io vi parlerò non sono prestazioni, ripeto, fine a se stesso per avere 5 stelle sulla scheda tecnica, per avere una prestazione che nessun altro ha, assolutamente no. Sono tutte prestazioni intanto di pacchetto, che coinvolgono sempre una piastrella e un sottofondo e che hanno come unico scopo quello di garantire la durabilità reale nel tempo in cantiere, che passa attraverso una sola parola che per noi è adesione. Quindi è l'adesione, sembra un gioco di parole, ma è l'adesione che deve essere garantita da un adesivo, è il compito di un adesivo. Non so se Melissa vuole intanto dirmi le prime impressioni che sono arrivate, se ci sono, se no vado avanti. Beh, sì, ti interrompo subito perché ci sono abbastanza domande che stanno arrivando e così per riscaldamento te ne faccio una facile intanto che ho scelto tra quelle che sono arrivate. Solo facili abbiamo detto, quindi solo quelle facili. Che è perché il nome è stato scelto gel, diciamo. Sono incuriositi da questo gel. Perché abbiamo voluto dare, torno un secondo indietro, io vedo in cantiere gli adesivi, diciamo quelli che io chiamo vecchi, adesivi cementizi, che sono o molto fluidi, liquidi, oppure molto, molto duri, molto densi, molto secchi, perché devono fare due cose completamente diverse. Gel per noi è stare nel mezzo, cioè avere in tutte le circostanze, al freddo, al caldo, verticale, orizzontale, un impasto che assomiglia molto di più a una via di mezzo, e che non ha mai questi eccessi, perché evitiamo l'eccesso di un impasto troppo liquido e un eccesso di un impasto troppo duro, perché questi due eccessi vanno sempre a discapito dell'adesione. Quindi è quell'aspetto, diciamo, abbastanza consistente, sempre molto bagnato, mai secco, perché la bagnabilità del sottofondo della rete della piastrella è quella, ripeto, che ci garantisce l'adesione. Poi se saltano fuori interrompimi anche tu, perché sennò io perdo e vado avanti. Sì, non c'è problema. Il secondo prodotto della Gel Technology è la gel membrana NanoFlex No Limits. Qui cambiamo un attimo settore, qui parliamo di impermeabilizzanti, parliamo del primo impermeabilizzante sul mercato italiano, NanoFlex targato, direi datato 2009, che si è evoluto nel tempo perché per adattarsi alla gel adesiva H40 No Limits. La gel membrana, quali sono le caratteristiche su cui, diciamo, su cui si è lavorato e che può esprimere in cantiere? Beh, sicuramente è un impermeabilizzante, c'è una prova esterna che facciamo di un carico idraulico di 1,5 bar. La novità e il vantaggio che provo a vendervi è che, pur essendo impermeabile, è anche traspirante. Traspirante vuol dire che riesce a far sfogare quelle umidità che viene, diciamo, umidità in eccesso che viene chiusa una volta che io vado a impermeabilizzare. Impermeabilizzare un massetto in esterno quando è asciutto è, secondo me, quasi impossibile. Ormai il tempo non si capisce, le piogge, ma soprattutto le condense della notte, al mattino ribagnano tutte le mattine il sottofondo. Perché allora avere un impermeabilizzante che permette di sfogare attraverso una struttura di nanopori, sfogare un po' di questo vapore residuo, è sicuramente un vantaggio. Insensibile all'idrolisi alcalina e all'attacco delle acque clorurate è un altro grossissimo vantaggio, perché
perché va sempre a porre le basi di quella durabilità reale in cantiere che stiamo cercando. Quindi in questo caso non è l'adesione l'unico aspetto che andiamo a cercare, ma è per esempio la resistenza chimica in ambiente basico, perché comunque il nostro famoso pacchetto che possiamo tradurre come sistema di posa, piastrella, adesivo, impermeabilizzante, massetto, è un pacchetto completamente cementizio e quindi dove il pH sfiora il 13, 13 e mezzo, addirittura il 14, e quindi a rischio idrolisi alcalina, oppure, mi sposto completamente nella scala del pH, potrebbe essere una piscina con acque clorurate e quindi con un pH che anche solo localmente per un intervento di shock può arrivare ad essere intorno a 3, 3 e mezzo. E quindi il secondo prodotto, come vi dicevo, è stata la gel membrana Nanoflex No Limits. Guarda caso, il matrimonio tra gel membrana e gel adesivo ha portato alla tecnologia laminato No Limits, che è dal nostro punto di vista l'unico, passatemi il termine, l'unico sistema di posa in esterno. Cioè in esterno per Keracol è fondamentale preparare il sottofondo con un impermeabilizzante. Quindi il Nanoflex potremmo vederlo come il primer ideale da esterni. Quegli esterni ovviamente dove vado a posare una piastrella, vedete che nel disegno del laminato ci sono anche quattro piastrelle, perché le quattro piastrelle sono il fondamento di quello di cui parliamo oggi, parliamo di sistemi di posa. E quindi grazie al fatto che entrambi i prodotti sono nati dalla Gel Technology e sono nati per stare uno sotto l'altro e l'altro sopra al primo, questi si fondono in quello che noi vogliamo identificare come un corpo unico, che è appunto il sistema che vedremo nel dettaglio fra poco, il sistema di posa e Keracol per gli esterni. Massimo, ti interrompo perché sto accumulando una quantità di domande abbastanza consistente e mi chiedono quando è consigliabile comunque impermeabilizzare? Sì, allora ripeto, dal mio punto di vista è consigliabile sempre, anzi mi viene da dire che sia obbligatorio. Il motto di Keracol è: non ci interessa impermeabilizzare, ma ci interessa posare le piastrelle, perché è il nostro DNA, è la nostra storia, su un fondo perfettamente impermeabilizzato. Quindi io ripeto, che sia parete, che sia pavimento, ma all'esterno il nostro consiglio è di impermeabilizzare sempre. Non è solo un consiglio dal 2013, è anche diventato, diciamo, un capitolo della normativa vigente in Italia sulle piastrellature. Piastrellature vuol dire posa delle piastrelle. Esiste una norma, il codice 11493, che parla appunto di istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle piastrelle ceramiche. E al capitolo balconi e terrazze, che quindi identifica, diciamo, gli esterni, prevede proprio due casi di impermeabilizzazione, ma non prevede il caso in cui non si impermeabilizzi. Quindi l'utilizzo di un prodotto applicato liquido, come in questo caso il Nanoflex, o di una membrana polimerica che abbiamo anche noi e vedremo dopo, sono i due, diciamo, le due uniche strade per preparare il sottofondo prima di posare in esterno. Quindi la risposta è, dal mio punto di vista, sempre. Te ne faccio un'altra perché è arrivata da una donna e quindi sono un po' di parte, lo ammetto. Benissimo, sono d'accordo. Perché gli abbiamo dato il termine laminato? Esatto, allora il termine laminato, per noi il laminato vuol dire che è una lamina, diciamo, lo spessore minimo del sistema. Quindi l'impermeabilizzante Nanoflex No Limits che si dà in due mani, quindi già qua sarebbero due strati, ma si attaccano uno con l'altro. L'adesivo, che è il terzo strato, in realtà ha un valore di adesione talmente alto sul Nanoflex, ma perché è stato progettato apposta sia l'uno per l'altro che l'altro per l'uno, questi, diciamo, tre strati, che sono due prodotti ma dati in tre momenti diversi, si incollano talmente tanto uno con l'altro da diventare uno strato unico. Quindi laminato per noi dà il significato di lamina. Lamina che potremmo tradurre come strato indivisibile. Okay? Cioè al di sotto di questo strato è impossibile che si stacchi. Perché? Perché i valori di adesione tra il Nanoflex e l'H40 No Limits misurati a taglio, che è lo sforzo più severo, sono 5 volte il valore minimo che chiede la normativa degli impermeabilizzanti. Quindi ci sembra un valore talmente alto da poterlo definire corpo unico. Diciamo che laminato o corpo unico potrebbero essere due sinonimi. Perfetto, grazie mille Massimo. Ok, proseguo. Altra tecnologia che ci serve per i sistemi, vi sto illustrando un po' le tecnologie che poi vedremo nei sistemi. Ok, altra tecnologia ibrida resina cemento. Questa è una tecnologia, come leggete, dedicata alla stucatura. La stucatura in Keracol ha
un compito molto importante, quello che diciamo sempre è che nel nostro sistema, diciamo, di posa, lo stucco è l'unico prodotto di Caracol che si vede, quindi su questo ci giochiamo un po' la nostra reputazione, tra virgolette, estetica, quindi lo stucco per noi è una superficie che decora, quindi non è un riempitivo, non è uno strato di sacrificio, non è un giunto fatto male che poi lavora da giunto, assolutamente no, ma è, come vi dicevo, è un progetto che va ad occuparsi di raccordare, per esempio, l'estetica delle piastrelle che si trovano a destra e a sinistra. Nel nostro caso la tecnologia resina cemento è una tecnologia che ha messo insieme, quindi non è, come leggete qui, uno stucco cementizio, non è uno stucco a base resina, ma è uno stucco che ha messo insieme queste due tecnologie, ha ibridato, cioè messo insieme, unito, diciamo, quelle che sono le caratteristiche di lavorabilità del cemento, proprio perché in genere al posatore lo stucco epossidico non è proprio che piaccia tanto, ma che per esempio proprio sull'argomento più importante, che è quello della decorazione, quindi quello del colore, ha messo in campo le prestazioni, diciamo, tipiche dello stucco epossidico. Molto in breve, all'interno che cosa troviamo? Troviamo, come vi dicevo, un nuovo sistema legante che prevede la fusione tra quello che è il cemento e quella che è la resina. Il grossissimo vantaggio, sempre dal punto di vista estetico, è che in questo sistema legante non si forma portlandite. La portlandite è un minerale, fondamentalmente è idrossido di calcio, quindi sono quei sali bianchi che si trovano molto spesso sopra alla stuccatura e vanno quindi a cambiarne il colore. Il classico stucco antracite, che grazie alla formazione portlandite è molto più simile a un grigio chiarissimo o se non addirittura un bianco. Utilizziamo solo inerti di purissimo carbonato di calcio. Il carbonato di calcio è bianco, bianco assoluto. Abbiamo delle cave sulle Alpi Apuane da cui si ricavano anche le lastre di bianco di Carrara statuario, che è proprio quello, diciamo, per l'estate, quindi bianco assolutamente puro. Perché? Perché è più facile colorarlo, è più facile ottenere dei colori brillanti, dei colori duraturi, e soprattutto, partendo da una base bianca, posso ridurre l'utilizzo di pigmenti, visto che i pigmenti sono quelli che generalmente mi danno delle variazioni di colore. Additivi di origine naturale. Abbiamo, diciamo, rispolverato da alcune tradizioni dei sali che in edilizia si è smesso tempo fa di usare, tipo sali di litio, sali di Rochelle, proprio per avere la massima affinità e senza utilizzare invece degli additivi di origine non naturale che difficilmente poi si legano e soprattutto rimangono legati, perché il problema torna alla durabilità e non avere problemi di separazione nel tempo. Pigmenti leggeri. Perché pigmenti leggeri? Perché in genere il posatore si accorge che un colorato, uno stucco nero, uno stucco verde scuro, uno stucco anche antracite è più pesante da stendere, proprio perché è più pesante l'ossido che si viene messo per colorare. I nostri abbiamo cercato di ritrovare dei pigmenti comunque inorganici che fossero il più possibile facili da stendere. Per concludere, il nome, che non vi ho ancora detto, Fugabella Color. Anche qui Fugabella Color mette insieme due cose. Fugabella è la nostra linea classica di stucchi nata negli anni 90, dove già il termine fugabella vuol dire che per noi la fuga deve essere bella, okay? Perché ha una valenza estetica. La seconda, la novità, quella che abbiamo inserito è color, perché il progetto è sulla decorazione. Quindi come la ceramica si evolve, non dico tutti gli anni, ma ogni due o tre anni comunque la tendenza si sposta, ovviamente si devono spostare i colori. Potrebbe arrivare la domanda a Melissa: ma non c'è più il giallo, non c'è più il rosso Ferrari, non c'è più il blu oceano, perché non ci sono più? Perché non esiste una piastrella che si abbini a questo colore. Quindi vedete che la nostra cartella colori, che è fatta di 50 colori, segue quelle che sono le tendenze attuali del mondo della ceramica, proprio perché, come la ceramica, diciamo la parte meno tecnica, scusate, è quella dell'estetica, quindi quella della decorazione, quella della superficie, dell'effetto visivo che ho guardando lo stucco. Proprio per questo abbiamo fatto questo sforzo di industrializzare ogni pacchetto di stucco, ogni confezione di stucco, con una rappresentazione fedelissima del colore dello stucco stesso. Quindi questo è uno scaffale, direi, che mette in mostra tutti i nostri 50 colori, si capisce la tendenza dei colori, che sono esattamente quelli delle ceramiche centrate in sala mostra, e questo appunto è la rappresentazione di quella che è la nostra gamma colori. Entriamo quindi nei nostri sistemi. Noi abbiamo qui una carrellata di sistemi dove partiamo dal sistema a
parte il titolo che ci identifica la destinazione d'uso, due o tre, diciamo, caratteristiche del sistema e poi andiamo a vedere di cosa è composto. Partiamo dalla posa su massetto con sistema radiante, che stando a quelle che sono le, diciamo, le indagini di mercato, è sicuramente il futuro, è l'attuale, ma a maggior ragione sarà il futuro. Quindi quello che è importante in questo sistema è garantire sicuramente la trasmissione del calore, quindi fare in modo che tutto il calore vada verso l'alto e quindi arrivare a chi sta pagando, diciamo, il gas o l'elettricità per scaldare, okay? E avere appunto delle resistenze agli shock termici, ai cambiamenti, diciamo, di volume, anche se sono minimi e distribuiti. Qual è la nostra proposta? La nostra proposta, come vedete, parte dal numero 4, quelli in verde sono i nostri prodotti, e parte da un massetto dove fondamentalmente il plus di questo massetto è, al di là delle prestazioni meccaniche, quello di avere una messa in opera velocissima. 24 ore io posso posare la piastrella, quindi è esattamente, diciamo, la cadenza naturale del cantiere. Oggi faccio il massetto, domani questo massetto è già a un livello di umidità residua tale per cui posso posare. Poso con H40 No Limits. H40 No Limits è l'adesivo di cui vi ho parlato prima. Vi do già questa anticipazione: tutti i sistemi prevedono H40 No Limits come adesivo ideale. Perché? Perché il gel adesivo vince sempre su tutti gli adesivi cementizi. Poi ci saranno delle nicchie di mercato, ci sarà l'esigenza di una posa, diciamo, di prestazioni anticipate, abbiamo la versione H40 Revolution. Se il sottofondo, diciamo, una volta su mille è un sottofondo in legno o in materiale plastico o metallo, abbiamo l'H40 Extreme, che è, diciamo, l'adesivo idoneo per andare su questi sottofondi non convenzionali. Ma il grosso dei lavori, appunto, prevedono l'utilizzo di H40 No Limits, perché è stato definito multiuso all'inizio della descrizione, quindi è veramente il prodotto che si usa in tutte le stagioni, ma noi lo traduciamo in tutti i cantieri. In questo caso, che cosa mi interessa in questo specifico sistema dell'adesivo? Beh, mi interessa intanto che sia in grado di realizzare il letto pieno. Il letto pieno è una caratteristica che questa norma sulle piastrellature richiama parecchie volte, e vuol dire non avere vuoti nello spessore di adesivo. L'adesivo può essere 3-4 mm, può salire di più se ho esigenze. Bene, non ci devono essere vuoti. Perché? Perché in questo caso, per esempio, i vuoti fanno sì che io abbassi il rendimento dell'impianto a riscaldamento. Attenzione, perché il letto pieno è il requisito finale tecnico. Come si ottiene? Beh, normalmente si ottiene con la doppia spalmatura, che vuol dire stendere l'adesivo sia sul sottofondo, in questo caso sul massetto, sia sul retro della piastrella. Bene, la norma di cui vi ho parlato prima, e la leggo perché non voglio sbagliarmi, dice che però esistono, e quindi possono essere prescritti da parte dei tecnici, degli adesivi a bagnabilità superiore. Bagnabilità è proprio trasferire l'adesivo dal sottofondo anche al retro della piastrella, appositamente sviluppati per realizzare un letto pieno anche con la tecnica di semplice spalmatura. Quindi vedete, ovvio, non c'è il nome del nostro adesivo, perché la norma non deve fare nomi, ma quello che vi dicevo all'inizio, cioè avere un prodotto molto scorrevole, avere un prodotto che bagna molto, è sicuramente una strada per ottenere il letto pieno di adesivo senza la doppia spalmatura. Ovvio che se dovete recuperare 10 mm c'è bisogno di caricare adesivo, ma nella situazione normale, che vuol dire uno spessore di 3, 4, 5 mm, H40 No Limits, proprio in virtù di quella lavorabilità da gel e non da adesivo troppo fluido, da adesivo troppo asciutto, permette la realizzazione del letto pieno anche senza la doppia spalmatura. Poi abbiamo parlato, per esempio, di resistenza al taglio. Bene, pensiamo che questi tubi che vedete qua sono pieni di acqua calda e ogni tanto l'acqua invece si raffredda perché l'impianto è spento. Quindi il caldo e il freddo fanno muovere il massetto in orizzontale. Questi movimenti in orizzontale che interessano il massetto vanno a sollecitare l'adesivo a taglio, tendono a tagliare. Il massetto si muove, la piastrella no. Quello che c'è in mezzo tende a essere tagliato. Quindi quella prestazione di taglio di cui vi parlavo all'inizio, in questo caso, è sicuramente la prestazione meccanica più importante da prendere in considerazione. Nella definizione di H40 No Limits c'è anche scritto adesivo strutturale. Adesivo strutturale vuol dire che nelle prove di adesione di un pacchetto, perché sempre di pacchetto parliamo, traducetelo in sistema, abbiamo notato, per esempio, a flessione, che l'adesione di H40 No Limits è superiore alla resistenza a flessione di un pacchetto, come in questo caso fatto da piastrella, adesivo e sottofondo.
Perché in questo caso potremmo parlare di adesione? Perché sotto a quelle foglie di polietilene arancione che vedete, generalmente c'è un pannello isolante, quindi c'è un EPS, non è sempre un EPS ad alta densità, ok? E quindi il sistema, quando io lo carico con un mobile o una persona che cammina sopra, è sollecitato a flessione. Quindi avere un adesivo che resiste al taglio e a flessione, pur non essendo nessuno dei due diciamo, aspetti normati, sono invece dei grossissimi vantaggi, sempre che portano a garantire la durabilità del nostro sistema incollato. Chiudo con Fugabella Color, perché Fugabella Color, nella sua diciamo, ibridazione tra resina e cemento, è anche questo uno stucco che potremmo definire universale, quindi lo troveremo in parecchi sistemi, sicuramente idoneo su pavimenti riscaldanti. Posa di ceramica su vecchi pavimenti, ecco, questo è probabilmente era una volta la sfida per gli adesivi, che era quello ha vinto questa sfida con H40 Flex, quindi il primo monocomponente per la posa del gas porcellanato in sovrapposizione su un vecchio pavimento anche smaltato. Anche in questo caso, quali sono i vantaggi dei prodotti che mettiamo in campo? Beh, il gel adesivo H40 No Limits è sicuramente l'adesivo che possiamo consigliare, perché anche in questo caso realizza il letto pieno, quindi è fondamentale avere un letto pieno. Perché? Perché poi andando a caricare il nuovo pavimento, se io lascio dei vuoti tra il nuovo pavimento e il vecchio, questi vuoti tendono poi a mettere in crisi la durabilità del pavimento, non solo del mio adesivo, ma proprio anche del pavimento. Quindi, per esempio, come vi ho parlato di capacità di sostenere i pesi, di sostenere i carichi, di mantenere la forma, il gel adesivo permette una posa del nuovo pavimento sul vecchio pavimento, anche se il vecchio, per esempio, non è planare. Quindi il solaio che ha fatto un po' di buca al centro, okay? Il pavimento vecchio di formato molto piccolo, posato non a regola d'arte, quindi con degli spessori disomogenei nella superficie, H40 No Limits è in grado di andarli a colmare senza precludere, diciamo, il fatto che rimanga fermo il nuovo rivestimento. Ci spostiamo all'interno di un altro ambiente, in questo caso un ambiente umido, parliamo di locali umidi, parliamo di locali, quindi siamo in interno. Quindi questo è un sistema di impermeabilizzazione in interno che serve fondamentalmente per che cosa? Beh, diciamo per salvare la struttura, per salvare il sottofondo, per salvare le pareti da quello che può essere, diciamo, il degrado in ambiente umido. Ma può anche servire per evitare che il muro bagnato mi porti dei problemi termici dei locali attigui, per esempio, e quindi creare problemi di condenso, di muffa negli altri locali attigui. Ecco, in questo caso i prodotti in gioco, come vedete, sono numerosi. Partiamo dall'impermeabilizzazione Nano Defense, un impermeabilizzante monocomponente in pasta pronto all'uso a base acqua, quindi un prodotto facilissimo da stendere perché monocomponente, è già pronto, non c'è bisogno di impastarlo, base acqua, quindi nei locali chiusi non dà problemi di esalazione, per esempio, di solventi, ed è, diciamo, la protezione, l'impermeabilizzazione del sottofondo proprio per evitare che i vapori, l'umidità del locale umido, che può essere il bagno, può essere la lavanderia, può essere la cucina industriale, la cucina del ristorante, vadano appunto ad essere assorbiti dai sottofondi, che possono essere un intonaco o un sottofondo o un massetto. Anche in questo caso il gel adesivo è la scelta migliore, perché è compatibile, perché è studiata per avere un'adesione ottimale su un sottofondo che in questo caso, per esempio, ha una natura chimica completamente diversa. Non è un impermeabilizzante cementizio, non ha cemento, quindi non c'è un aggancio meccanico tra i leganti inorganici idraulici dell'adesivo e quelli dell'impermeabilizzante, proprio perché l'impermeabilizzante non ha di questi leganti. Ecco, in questo caso abbiamo sostituito Fugabella Color con Fugalite Bio. Fugalite Bio è uno stucco epossidico all'acqua, quindi abbiamo tolto, diciamo, dal mondo degli epossidici alcune delle criticità che possono essere frutto di resistenza da parte dell'applicatore. Intanto è un'epossidica all'acqua, un'epossidica ipoallergenica, quindi che non crea intolleranze in chi lo deve utilizzare, è all'acqua, quindi non ha bisogno di alcol, per esempio, per lavare gli attrezzi, e è, diciamo, un tentativo più prestazionale per quanto riguarda quello che è l'assorbimento dell'umidità, ma è un tentativo che si avvicina dal mondo degli epossidici a quello della resina cemento. Quindi resina cemento Fugabella Color è sicuramente quello che al meglio esprime l'ibridazione.
Questo è un tentativo di avvicinare la lavorabilità del Fugabella Colo ai vecchi stucchi possidici. Il fatto che sia all'acqua sicuramente ha migliorato quelle che sono non solo le prestazioni in termini di applicazione di pulizia con acqua, ma proprio anche quelle di ridurre al massimo l'intolleranza da parte di chi deve utilizzare questi prodotti. Massimo, ti interrompo un secondo solo per dirti, sì, che già sono passati 35 minuti e che è arrivata già un paio di volte la stessa domanda che si riferisce ai vecchi pavimenti e chiedono se sia necessario un aggrappante o un primer. Siccome me l'hanno già fatta parecchie persone, te la faccio anche se siamo passati un po'. Allora rispondiamo, la risposta è assolutamente no. Attenzione, non vuol dire che non servano fare delle operazioni di pulizia, in questo caso le operazioni di pulizia sono fondamentali. E se parliamo di un interno, la pulizia più importante è quella dallo sporco e del vissuto, e se siamo in un pavimento di un bagno, per esempio, la cosa più importante da rimuovere è tutta l'untuosità dovuta per esempio al deposito dei saponi, dei vapori, di tutto quello che si è depositato. In una cucina ci saranno i fumi grassi che si sono depositati, quindi la pulizia è fondamentale, il primer è completamente superfluo. Come vi dicevo, H40 Flex è nato agli inizi degli anni 80 proprio per permettere la posa dei nuovi materiali in assorbente sui vecchi pavimenti smaltati senza l'utilizzo di un primer, senza un promotore di adesione, perché è l'adesivo stesso che si fa carico di questa adesione senza problemi. Dicevo, ambiente a traffico intenso, quindi parliamo di ambienti commerciali, di ambienti anche industriali, di uffici, di scuole, locali pubblici. Anche in questo caso è fondamentale il sottofondo, quindi vedete che al di là di un salvicemento con Keracemeco pronto possiamo garantire delle prestazioni per esempio di resistenza a compressione, che in questo caso sono fondamentali. H40 No Limits, anche in questo caso sicuramente la scelta migliore. È la scelta migliore avere un gel adesivo, perché il gel adesivo permette per esempio la resistenza, abbiamo detto, al taglio. Qui ci saranno, se c'è un traffico intenso, ci saranno dei carichi in movimento. Allora, quando un carico è statico si parla di compressione, quando il carico è in movimento si parla di quantità di moto, movimento e quindi taglio, perché il rotolamento di qualsiasi ruota su questo pavimento tende a muovere le piastrelle in orizzontale e quindi a tagliare l'adesivo che c'è sotto, quindi serve un adesivo con un'altissima resistenza al taglio. Quindi vedete che parliamo sempre solo di adesione, in questo caso adesione misurata come resistenza al taglio, perché la sollecitazione effettiva di questo sistema è appunto, come vi stavo dicendo, una sollecitazione di taglio. Entriamo sempre in sistemi più tecnici e più particolarizzati, posa desolidarizzata di ceramica. In particolare per ceramica intendiamo in questo caso lastra sottile o grandi formati. La norma di cui vi parlavo prima identifica i grandi formati quando la piastrella ha almeno un lato maggiore di 60 cm. Per cui mi viene da dire che forse è tutto grande formato, perché di recente direi che anche in esterno ormai si possono delle piastrelle che possono essere un 30-60, okay? Il finto legno, mi invento un formato 15x75, per la norma è un grande formato. Quindi di sicuro è un argomento attuale, che sia il 70 che sia l'80%. In questo caso, cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto, vedete, al punto 3, l'inserimento di un tessuto, Biotex è un tessuto che va ad aumentare la resistenza a taglio del mio sistema incollato. Quindi vedete, a maggior ragione in questo caso, aumentando tra virgolette le criticità, aumenta la resistenza del sistema. A parte il fatto che abbiamo due spessori di H40, quindi anche per questo, avendo più H40, aumentano le resistenze da taglio, ma soprattutto abbiamo delle tipologie di rivestimento, lastra sottile e grandi formati, che non tollerano minimamente quelli che possono essere diciamo così, le imperfezioni del sottofondo. Quindi qua vedete degli impianti, possiamo avere delle tracce, possiamo avere delle male realizzazioni del sottofondo. Okay? Tutto questo viene letto sicuramente dal grosso formato e dalle lastre sottili. Quindi con l'inserimento di questo tessuto nello spessore di H40 noi andiamo in pratica a separare quello che è il sottofondo dal rivestimento. Quindi è come se noi riuscissimo con l'inserimento di questo tessuto ad avere
Okay? Da una parte massetto e H40, dall'altra parte H40 e rivestimento. E facciamo in modo che i due sistemi si parlino il meno possibile, pur garantendo, perché partiamo e arriviamo sempre lì, l'adesione duratura nel tempo. Quindi non è una accontentarsi di un'adesione minore, assolutamente, è proprio l'opposto, cioè che con quell'inserimento del tessuto Biotex io riesco ad aumentare quelle che sono le prestazioni del mio sistema. Okay? Su vecchi pavimenti altrettanto, io mi ritrovo in ristrutturazione, probabilmente l'80% del mercato oggi è ristrutturazione per quanto riguarda il nostro settore, quindi come vedete dal disegno tutte queste piastrelle fessurate, fughe fessurate, impiantistiche, tracce, io con l'inserimento di Biotex, che in questo caso è il numero 2, e vado a separare completamente quello che è diciamo il comportamento del pavimento da quello che può essere invece il comportamento del nuovo pavimento. Oltre a questo faccio un ulteriore salto in avanti, questo è un salto mortale, perché arrivo a parlare di posa antifrattura, quindi siamo partiti dalla posa in sovrapposizione, poi diventa critica con formati e traffico, quindi inserisco il tessuto Biotex. In questo caso sono ancora oltre, perché? Perché sono su un sottofondo che, oltre a essere fratturato, oltre a essere critico, è anche un sottofondo che si muove. Si muove per esempio perché c'è un riscaldamento a pavimento. Allora, se ho un riscaldamento a pavimento, abbiamo detto, e questo massetto sul riscaldamento a pavimento ha delle fratture o ha dei giunti, questi sono vive, si muovono. Quindi non sono più quelle crepe ferme che abbiamo visto prima, ma sono appunto delle fratture che si muovono. Così come si muovono, vedremo con il prossimo sistema se sono in esterno. Bene, in questo caso vado a separare quelli che sono i movimenti, in questo caso parlo proprio di movimenti, il massetto si può muovere, può dilatare, può aprirsi giorno e notte perché c'è un impianto di riscaldamento per esempio, non vado assolutamente a sollecitare il pavimento nuovo che può avere un formato molto più grosso, può avere dei giunti che non corrispondono con i giunti del sottofondo. Quello di spostare i giunti è sicuramente nell'ambito dell'interior design un argomento direi da 3 stelle, nel senso che è quotidiano scontrarsi, e noi lo sentiamo, con il privato che compra in sala mostra un disegno e lo vuole realizzare nel proprio appartamento. Ma nel proprio appartamento si trova i giunti, per esempio, sotto le porte, quindi le soglie da rispettare, si trova dei corridoi stretti che quindi hanno delle tensioni che non si sposano con il disegno che ha visto in sala mostra, e quindi per esempio ha comprato un finto legno da posare a 45 gradi, ma i giunti del massetto, perché c'è l'escamento a pavimento, sono ortogonali. Bene, questo serve proprio per separare il sottofondo dal nuovo rivestimento. Quindi io posso ridisegnare i giunti o ridisegnare completamente la posa, andando tranquillamente senza guardare quelli che sono i giunti del sottofondo. Perché? Perché nel suo spessore, questi sono 4 mm, questa membrana, che è una membrana tridimensionale, si deforma e assorbe questi movimenti che, ripeto, in questo caso vengono dal basso. Qual è l'adesivo? H40 No Limits. Perché? Perché la membrana Green Pro numero 2 è stata progettata proprio in funzione dell'adesione di H40 No Limits. Considerate che questa è fatta in polietilene ad alta densità, e l'adesione di un prodotto cementizio sul polietilene ad alta densità probabilmente è 0 o 0,00 e qualche numero. Okay? Noi assolutamente non accettiamo questo compromesso, quindi abbiamo da una parte modificato il polietilene con delle fibre, quindi c'è una sorta di tessuto fatto da miliardi di fibre che permettono un aggancio meccanico, ma soprattutto la gel technology di H40 No Limits permette a taglio un'adesione proprio per resistere ai famosi sforzi di taglio anche sulla membrana polimerica fatta di HDP, quindi di polietilene ad alta densità. Andiamo in esterno, stiamo aumentando un po' la criticità, quindi è sempre più difficile, vi dicevo, andiamo a prendere tutte le destinazioni d'uso, anche quelle più critiche, stiamo aumentando. Ovviamente queste sono le più critiche, dal mio punto di vista i pavimenti esterni sono i sistemi più critici, perché? Perché si ferma la neve, il sole batte più forte d'estate e c'è il traffico, quindi si sommano tutte le criticità e tutte le sollecitazioni. Bene, siamo nel laminato, abbiamo detto che cos'è un laminato, perché si chiama un laminato, da come è fatto il laminato. I sistemi laminati No Limits ce ne sono 2. Il sistema laminato No Limits 1 è quello senza rete d'armatura, per cui non è previsto di armare la prima mano del prodotto. Perché? Perché
il NanoFlex Non-Limits è capace da solo, senza rete, di resistere alle sollecitazioni in piccoli ambienti. I piccoli ambienti sono quelli dove non ci sono dei giunti nel massetto. Quindi questo, che è uno spaccato di un balcone 4x1,20 di sbalzo, okay, certamente il massetto sarà un pezzo unico. Non avrà un giunto di frazionamento, avrà solo i giunti perimetrali che io vado a impermeabilizzare, vedete, con acquestop 70 numero 2, che fa, segue il perimetro del mio balcone. Dopodiché NanoFlex Non-Limits e H40 Non-Limits. Perché la scelta è ricaduta su H40 Non-Limits? Qua è facilissimo, perché NanoFlex Non-Limits è stato progettato solo per stare sotto ad H40 Non-Limits. NanoFlex Non-Limits è il primer in esterno per la posa con H40 Non-Limits. Noi direi che fondamentalmente non vendiamo il NanoFlex Non-Limits se non abbiamo, non dico la garanzia, ma la sicurezza che verrà poi rivestito da un pavimento da esterno incollato con H40 Non-Limits. Le dimensioni sono, secondo la norma, seguendo la norma, 3x3, quindi diciamo 9 metri quadri più possibile quadrati. Se invece utilizziamo il Keracen Ponto, come in questo caso, arriviamo a un 6x6. Quindi 36 metri potrebbe essere il limite per cui dal sistema laminato Non-Limits 1 si passa al sistema laminato Non-Limits 2. Vedete anche dal titolo rinforzato, c'è una rete. La rete d'armatura si chiama Acquastop AR1 ed è il numero 4 del nostro schema ed è quella che va ad armare il prodotto. Cosa vuol dire armare il prodotto? Vuol dire dargli più prestazioni. Guarda caso in che direzione darà le prestazioni, dalle prestazioni in orizzontale. E deve armare il prodotto a taglio. Andiamo sempre al taglio, che è lo sforzo diciamo più grave, più gravoso, più critico per il sistema incollato, in questo caso in esterno, causato dalla dilatazione, ovviamente dalla dilatazione del pavimento. Vedete lo stucco Fugabella Color, quindi Fugabella Color è idoneo in esterno, per esempio, una domanda che potrebbe arrivare, la risposta è assolutamente sì. No, in realtà ne è arrivata un'altra che ti faccio, colgo l'occasione di interromperti, che è la differenza tra Biotex e laminato no crack. La differenza è che uno è un tessuto che desolidarizza, questa parola che mi fa rotolare la lingua, desolidarizzare vuol dire separare quello che c'è sotto da quello che c'è sotto. Antifrattura vuol dire che invece io, oltre a separare, assorbo anche i movimenti. Cioè la differenza è che Biotex va su un sottofondo che non si muove, è rotto, è crepato, è disomogeneo, ma poi ha la sua stabilità, diciamo. Mentre invece Green Pro, come in questo caso, va su un massetto che ha sì le crepe, ha sì le sue, diciamo, non conformità, come dicevamo prima, ma essendo in esterno, per esempio, si scalda, si raffredda e quindi si muove, quindi dilata. Andiamo in interno, se in interno una situazione tale per cui voglio separare il pavimento dal sottofondo e ho riscaldamento a pavimento, devo usare un'antifrattura, perché ogni frattura sul riscaldamento a pavimento è un giunto che si muove, che si apre e si chiude tutte le volte che si accende o si spegne l'impianto. Viceversa, se ho un massetto con delle fratture, ma queste fratture sono del 1971, non c'è l'impianto a riscaldamento, sono al chiuso, quindi non ho delle escursioni termiche, allora posso, tra virgolette, accontentarmi, ma comunque aumentare la separazione introducendo il tessuto Biotex. Torno qui, ma è quello di cui stavamo parlando, questo è... Stiamo aumentando la criticità. Qui qual è il problema? Il problema è che sono in esterno, quindi ho tutte le criticità di cui dicevo prima, sole che batte, acqua, neve che si ferma, probabilmente potrà avere anche il traffico se questo è il tetto, per esempio, di un garage. Oltre a questo ho un sottofondo che è in crisi. È in crisi per due motivi. Uno, di integrità, quindi un massetto con delle fratture, un massetto con dei giunti fatti male, fatti troppo tardi, quindi si è spaccato. Due, umidità. Abbiamo detto che il NanoFlex permette uno sfogo di vapore, lo sfogo di vapore che permette il NanoFlex è del 30% più alto di quello che permettono tutte le altre membrane impermeabilizzanti a base di cemento e polimero. Qui invece andiamo a, diciamo, qualsiasi valore limite di umidità. Cosa intendo per limite? Per limite intendo che se io faccio un massetto, parliamo anche di un sabbia cemento, dal momento in cui riesco a pedonarlo, cioè riesco a camminarci sopra per posare, vuol dire che sono passati almeno 2 o 3 giorni, bene, in quei 2 o 3 giorni ho già perso almeno il 10% di umidità e quindi sono sufficientemente garantito per poter applicare una membrana impermeabile antifrattura come Green Pro. Quindi vedete che riesco a risolvere anche le criticità del sottofondo oltre a quelle del nuovo pavimento. Quindi il sistema fondamentalmente cambia rispetto a quello che abbiamo visto in interno, perché
da un telo e l'altro, numero 4, devo raccordare i due teli con una bandella incollata con un prodotto impermeabile che è il numero 3, questo stop fix, per garantire la continuità della tenuta idraulica. Quindi oltre all'antifrattura, oltre ad avere un telo che è largo 1,15 m impermeabile, devo anche fare in modo che la superficie e l'altro vada a incollare questo nastro numero 4 con un adesivo impermeabile che si chiama Costop Fix, che in questo caso è il numero 3. Arriviamo sempre peggio, poi che sia peggio questo di un esterno ne possiamo parlare probabilmente per un'altra ora, nel senso che qui è vero che c'è l'acqua, ma poi l'acqua è costante, quindi le dilatazioni termiche all'interno della piscina sono meno di un terrazzo. È anche vero che però quest'acqua non è acqua piovana, ma è acqua clorata, quindi ci sono degli attacchi chimici importanti, ci sono dei momenti in cui si va a fare la pulizia con, per esempio, un antimuffo, un antialghe, anche questo va a essere sicuramente impattante, per cui vedete che le esigenze, oltre a quelle di posa sicura per quanto riguarda diciamo, i valori meccanici, ci sono anche quelli chimici, perché le acque sono comunque aggressive, indipendentemente dal tipo di disinfestazione che si fa dell'acqua di questa piscina. Mettiamo in campo il nostro migliore adesivo per le sollecitazioni più alte, cioè stiamo salendo e quindi è ovvio che non ci spostiamo dall'adesivo migliore che abbiamo, che è il gel adesivo H40 No Limits. Per quale motivo? Beh, per esempio, non è il caso del mosaico vetroso come c'è nello schema, ma la norma prevede il letto pieno in piscina. E quindi l'adesivo H40 No Limits è uno di quelli previsti dalla norma che è in grado di fare il letto pieno anche senza la doppia spalmatura. Ma soprattutto qui è il problema, diciamo, chimico, ma più che altro c'è il problema di idrolisi, cioè di separazione del materiale organico dal materiale inorganico. Cosa vuol dire? Vuol dire che sia nel Nanoflex sia nell'H40 No Limits c'è una componente inorganica, quindi legante idraulico, chiamiamolo cemento tra virgolette, inerti, e c'è una componente organica, che è quella che dà la flessibilità, è quella che dà il valore di adesione, quella che dà la compatibilità tra l'impermeabilizzante e l'adesivo. Bene, questo componente organico in acqua incomincia a soffrire, quindi la verifica in acqua di questo pacchetto a lunghissimo tempo è quello che dà la famosa garanzia di durabilità reale in cantiere, di cui all'inizio vi ho parlato come nostro target e come nostro obiettivo principale nella formulazione dei prodotti. In questo caso vedete Fugalite Bio, quindi Fugalite Bio, anticipo la domanda se per caso arriverà a Melissa, Fugabella Color è sicuramente idoneo in piscina. La scelta migliore però è Fugalite Bio. Perché? Perché in questo caso sicuramente la presenza di acqua, ma soprattutto di acqua aggressiva, fa sì che il contenuto di resine ipossidiche di Fugalite Bio risponda sicuramente meglio, non tanto per questioni estetiche, ma proprio per questioni di integrità fisica del prodotto sotto attacco da tutto quello che viene utilizzato per trattare l'acqua di questa piscina. Ultimo caso, che probabilmente è il più gravoso perché? Perché quando si parla di facciata, il sole batte meno, la neve non si ferma, la pioggia scorre via, ma il problema è che se questa piastrella si stacca ed è a 22 metri, quando arriva giù fa veramente tanto male. Okay? E quindi diciamo che il fattore sicurezza fa sì che l'attenzione quando si parla di pose ceramiche in facciata sia sicuramente molto più elevata rispetto a una piscina, un esterno, un grande formato o una ristrutturazione. Per cui, maggior ragione in questo caso, la nostra scelta migliore è sicuramente H40 No Limits. È il gel adesivo che ci permette di garantire che cosa? Di garantire la durabilità reale, non in laboratorio, ma in questa facciata a 22-24 metri, in funzione di cosa? In funzione anche qua della resistenza a taglio, per esempio. Questo adesivo non sarà mai sollecitato a trazione, cioè le piastrelle non si ribaltano verso il basso perché sono pesanti. Okay? Le piastrelle prima di tutto si staccano perché dilatano, e dilatano perché c'è un'escursione termica, si staccano perché ci sono poche fughe, perché non ci sono i giunti. Vi ricordo che la norma prevede in facciata l'utilizzo di posa a fuga larga e dice che si può arrivare anche 6-8 mm in casi limiti, e dice di prevedere una rete di giunti elastici, quindi tra virgolette morbidi, al massimo di 3x3, quindi anche qui 9 metri quadri il più possibile quadrati sono la superficie maggiore che si può realizzare senza prevedere l'interruzione con un giunto di movimento. Quindi attenzione, perché questo sicuramente aiuta a salvare la nostra facciata. Dicevo,
mettiamo in campo il gel adesivo H40 No Limits perché la resistenza al taglio è quella che mi garantisce la durabilità, perché l'esigenza di avere il letto pieno anche in questo caso viene, diciamo, accontentata con un adesivo che permette la realizzazione del letto pieno senza doppia spalmatura, e perché, per esempio, non ve l'ho detto, ve lo dico per ultimo, il legante che utilizziamo in H40 No Limits è il geolegante, che è diventato, diciamo, di uso frequente per esempio nelle malte strutturali della linea Geolite, e quindi anche avere un legante che ha delle prestazioni molto più alte, ma soprattutto ha delle resistenze, per esempio con le aggressioni che ci sono nelle piogge o rispetto alle, diciamo, alle precipitazioni atmosferiche, è sicuramente un altro sinonimo di durabilità in cantiere. Questo era l'ultimo sistema, quindi abbiamo esattamente 4 minuti, se Melissa vuole sparare le ultime domande. Sì, ne ho scelte alcune, mi scuso perché non abbiamo risposto a tutte, però lo faremo sicuramente nei prossimi giorni. Lo faremo nei prossimi giorni, assolutamente. Lo farà Massimo nei prossimi giorni. E quindi te ne faccio alcune, ne ho selezionate alcune che sono arrivate, che sono quelle che si stanno ripetendo di più, che è perché comunque anche se la norma dice che in facciata devo utilizzare un S1, io posso utilizzare l'H40. Ok, questo è un argomento, anche questo meriterebbe un'altra ora, ma va bene, provo a dirlo in un minuto. Non era proprio facile questa, però. La norma, dal punto di vista, diciamo, legale, la norma dà un consiglio, dà dei sinottici, e poi dice 17 volte, l'ho contata, che comunque quello che fa testo è l'indicazione del fornitore, quindi ha più valore, passatemi il termine, legale la scheda tecnica di H40 No Limits rispetto a quello che dice la norma, perché la norma ovviamente parla di tutti i cantieri in Italia, che raccolpano invece dei cantieri fatti con un adesivo solo. Quindi su questo adesivo l'ultima parola ce l'ha la Carico. Quindi è la Carico che si fa carico di dire, ok, secondo me questo adesivo, pur non essendo S1, ha delle prestazioni tali che vi ho dimostrato fino adesso, per cui è l'adesivo idoneo per la piscina, per il scaldamento pavimento, per la facciata. Perché H40 non è No Limits, non è S1? Per un semplicissimo motivo che vi ho detto, direi, nel corso di questa chiacchierata. Perché quello che ci interessa sono solo le prove a pacchetto che garantiscono l'adesione. La prova dell'S1 è una prova solo dell'adesivo, una prova di deformazione verticale dell'adesivo, e non riusciamo a capire il nesso tra la deformazione verticale, che vuol dire, scusate se faccio questo, vuol dire che l'adesivo è capace di flettere, ok? Non riusciamo a capire il nesso tra questo e invece l'adesione. Cioè l'adesivo deve tenere incollato il rivestimento a sottofondo, e quindi dobbiamo misurare di questo pacchetto, e noi forniamo l'adesivo che tiene insieme il pacchetto, dobbiamo misurare la forza che ha il nostro adesivo in base alle sollecitazioni reali, che sono il taglio, che sono l'idrolisi se è un ambiente basico, che sono il gelo e il disgelo, il caldo e il freddo, ma sempre tenendo come nostro unico obiettivo l'adesione. L'adesivo serve solo per l'adesione. Ti faccio l'ultimissima e poi salutiamo. Mi chiedono cosa vuol dire doppio tempo aperto. Doppio tempo aperto vuol dire che se il tempo aperto in pratica è quell'intervallo di tempo tra il momento in cui io stendo l'adesivo e il momento in cui posso posare la piastrella prima che la piastrella non bagni più, cioè a un certo punto la piastrella, se io aspetto troppo, diciamo che lo scotch da disegno incolla sempre, okay? Mentre invece l'adesivo perde l'acqua, si secca e quindi a un certo punto non incolla più. Questo tempo, che viene misurato in base al valore di adesione della piastrella posta a intervalli regolari, questo tempo per H40 No Limits è esattamente il doppio di quello che chiede la normativa. Cioè se la normativa chiede per un determinato valore di adesione che l'adesivo, per avere questa E che vuol dire tempo aperto esteso, quindi un adesivo, diciamo, a lunga lavorabilità, se la normativa chiede 30 minuti, noi a parità di condizioni garantiamo che i minuti sono 30 più 30. Questo perché ci serve? Perché i minuti, è ovvio che in cantiere non saranno mai 60 minuti, perché il posatore posa prima, ma è anche ovvio che le condizioni al contorno del cantiere non sono paragonabili a quelle del laboratorio, perché c'è più caldo, più freddo, c'è più vento, perché schiaccio meno le piastrelle, perché alla sera sono stanco e quindi le schiaccio ancora meno, perché c'è un po' di polvere sul sottofondo, e quindi avere un doppio tempo aperto vuol dire fare lo sforzo da parte nostra di ottenere in cantiere le prestazioni che invece solitamente si ottengono in laboratorio, dove, passatemi il termine, è tutto in discesa, è tutto più facile.
Detto questo, per rimanere nei tempi previsti, io direi che ringrazio tutti quanti, vi do appuntamento ai prossimi corsi che potete trovare elencati sulla pagina Campus Online del nostro sito. Mi sono segnato il prossimo in ordine temporale, che è mercoledì 3 giugno, alla stessa ora, 18, ci sarà l'ingegnere Francesco Tardini che parlerà di isolamento termico e soluzioni per la riqualificazione energetica degli edifici. Io ringrazio Melissa, ringrazio tutti voi, vi saluto, buona serata. Io ringrazio tutti per l'attenzione, ci sono arrivati spunti molto interessanti anche per altri webinar che sicuramente prenderemo in considerazione, e grazie anche per i complimenti che ci avete fatto via tramite le domande, e vi auguro una buona serata. Grazie ancora.